Ciao ragazzi, eccoci tornati con un nuovo video. Oggi vi parlo di un prodotto molto specifico e poco conosciuto che è la polizza donazione. Già da subito vi ricordo che se avete domande o volete approfondire l'argomento, scrivetemi qui sotto nei commenti oppure in direct, così vi posso rispondere e potete seguirci sia su Facebook che su Instagram. Io sono Valeria Bruni, mi occupo di assicurazioni e sono il socio più giovane di MB. Partiamo subito. Quando è che si ha bisogno di stipulare una polizza donazioni? Quando si acquista un immobile che proviene da donazione. A cosa serve questa polizza? A tutelarsi nel caso in cui dovesse presentarsi qualcuno che possa vantare un legittimo diritto su quell'immobile. Facciamo subito un esempio per capire meglio. Una donazione avviene quando un soggetto possiede un immobile e lo dona, lo regala ad un altro soggetto. Quindi avviene un trasferimento di proprietà da un soggetto donante, quello che dona, a un donatario, che è quello che riceve. Ovviamente, perché questa operazione sia valida, viene fatta in presenza di un notaio, seguendo le procedure descritte nel codice civile. Perfetto, quindi torniamo alla situazione di partenza in cui voi state acquistando un immobile che proviene da donazione. Solitamente il notaio, l'agente immobiliare o l'istituto bancario nel caso di un mutuo a cui vi siete rivolti dovrebbero segnalarvi se l'immobile che volete acquistare proviene da una donazione. Quando è così, si deve stipulare una polizza donazione. Perché? Torniamo al nostro esempio. Poniamo che al momento della donazione il donante non avesse figli e che non sapesse che ne avrebbe avuti. Quindi dona l'immobile, successivamente gli nasce un figlio, nel frattempo l'immobile viene venduto a voi. Nell'arco di 20 anni dalla donazione o di 10 anni dalla morte del donante, questo figlio reclama la proprietà e quindi l'immobile dovrebbe essergli restituito in quanto legittimario. Qualora questo suo diritto fosse effettivamente provato, si attiva la polizza, che prevede fondamentalmente due possibilità. Nel primo caso, l'immobile viene effettivamente restituito al legittimario e quindi il beneficiario della polizza, in questo caso chi ha acquistato l'immobile, riceve un indennizzo pari al valore dell'immobile restituito. Nel secondo caso, l'immobile viene tenuto da chi lo aveva acquistato, ma viene riconosciuto al legittimario il controvalore in euro della quota sull'immobile che gli spettava. Ovviamente non solo chi acquista l'immobile, ma anche chi lo riceve in dono, cioè il donatario, si può assicurare per questo rischio. Il nostro piccolo incontro di oggi è terminato. Spero che queste informazioni vi siano state utili. Se avete domande o curiosità di ogni tipo, scrivetemi nei commenti o in direct, così vi posso rispondere, o anche creare dei video apposta sugli argomenti che vi interessano. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!